che mitica! Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in un nuovissimo video. Finalmente rispondo alle vostre domande che mi avete fatto sotto il video, quello dove facevo vedere tutte le mie collaborazioni. Così chiariamo un pochino di dubbi che avete, anche vi posso dare dei consigli. Mi sono scaricata tutte le domande sul mio telefono, così almeno posso leggere e posso rispondere direttamente. Iniziamo subito perché non voglio perdere tempo. Giuseppe Giunta ci chiede: ciao, scusa il disturbo, ho trovato molto interessante il tuo video e mi piacerebbe diventare tester. In questi giorni mi sono iscritto a molti siti, ma non vedo i frutti perché c'è troppa concorrenza e perché ancora non mi so muovere bene. Mi piacerebbe ricevere da te qualche consiglio utile o magari spiegare un po' meglio come scrivere su Amazon per ricevere prodotti da recensire, perché mi potrei dare una mano per iniziare nei migliori dei modi. Grazie mille in anticipo. Allora, grazie Giuseppe per aver fatto la domanda. Io rispondo subitissimo, pian pianino. Allora, intanto per recensire i prodotti su Amazon bisogna avere un profilo Amazon. Devi avere almeno fatto un acquisto, anche una cavolata di 1 euro, di 2 euro, 10 euro, 20 euro, non ha importanza, però diciamo per sbloccare la modalità per scrivere le recensioni devi avere almeno un acquisto. Poi magari, per esempio, prendi me, che io non avevo ancora fatto recensioni. Ho acquistato, è capitato ad ottobre che mio figlio faceva il compleanno, quindi ho acquistato dei pupazzetti per torta e li ho comprati, tipo ho speso 9 euro, 10 euro, e così ho potuto sbloccare le recensioni. Infatti che tipo una delle mie recensioni è appunto questi pupazzetti per le torte. Ho iniziato a scrivere questa recensione per me, cioè diciamo mia. Ho iniziato a recensire le action camera e altre cose così di un'azienda. Ovviamente iniziare a recensire prodotti per le aziende all'inizio anch'io pensavo era che bello, che bello, che bello, ma adesso lo considero come un lavoro, perché per scrivere le recensioni, rispondere alle mail e ricordarti quale azienda ti ha mandato il prodotto e andare a contattarla per dire ho scritto la mia recensione eccetera eccetera, io perdo dalle 6 alle 8 ore. Ovviamente magari faccio pause perché magari mangio, faccio mangiare il bambino, faccio giocare il bambino, però comunque quelle sono le ore che vanno via per tutte le recensioni, perché io ricevo tantissimi pacchi al giorno, infatti che ormai penso che il corriere di DHL mi odia a morte, perché ogni volta viene così e non si vede nemmeno poverino la sua faccia. Andiamo avanti. Pietrus79YT. Ciao Pietro, grazie per aver fatto la 150esima volta questa domanda. Sto scherzando Pietro. Come fai a collaborare con le aziende? Allora, come ho sempre detto, io non collaboro con YouTube, non collaboro con la pagina Facebook, ma con Amazon. Come ho risposto nella domanda poco fa, ho spiegato come faccio, quindi io scrivo la mia recensione e l'azienda decide poi se rinnovarmi la collaborazione oppure no. Di solito me la rinnovano sempre, magari, che ne so, questa volta mi mandano delle lampadine, la prossima mi mandano una lampada da tavolo, bisogna vedere che azienda è. Adesso ho fatto un esempio. Comunque io collaboro così: l'azienda mi invia una mail, io rispondo se voglio accettare o meno, e poi quando mi arriva il prodotto, ovviamente loro mi danno un codice, quando mi arriva poi il prodotto a casa io lo provo, lo testo, lo guardo, faccio le foto, vado su Amazon, scrivo la mia recensione, metto le foto e tutto, poi devo aspettare che Amazon accetta la mia review, le mie foto e tutto, perché io posso mettere anche, che ne so, la cover, la foto della cover in una lampadina, cioè non ha senso, quindi Amazon controlla e se la reputa corretta la mette, se no no. E il problema è che poi se non l'accetta Amazon, ovviamente l'azienda non riceve la mia recensione, poi lì ovviamente l'azienda non ti scrive più o ti dice guarda, per il momento lascia perdere. Poi abbiamo Zeflin che ci chiede, grazie per aver scritto, conosci aziende italiane che sono disposte a collaborare con un canale come il mio?
Scusami veramente tanto per il disturbo, ma come si chiama la prima azienda con quale hai collaborato? Allora, io ripeto, non collaboro con YouTube, quindi ho il tuo canale, penso tratta Minecraft, cose così, quindi gameplay. Non penso che l'azienda viene a collaborare col tuo canale, soprattutto se hai pochi iscritti. Però io ti ripeto, io ho pochi iscritti, ma collaboro con Amazon, quindi sono due cose differenti. I video che voi vedete sono solo alcune cose che io voglio fare vedere a voi. Magari voglio fare, che ne so, un video sul tutorial della piastra dei capelli perché mi piace che vi faccio vedere la piastra dei capelli. Però l'azienda non me lo chiede. È raro che qualche azienda ti chiede magari potresti farmi il favore di farlo sul blog oppure, che ne so, sulla pagina Facebook, su YouTube, ma è veramente raro. La prima azienda è stata la DB Power, però ovviamente sono aziende che cambiano sempre nome. Oggi si chiama DB Power, domani si chiama PP Power, cioè cambia sempre nome, però magari l'azienda è sempre quella. Andiamo avanti con Mind Control, spero di averlo detto giusto, grazie anche a te. Ma te da dove vieni? Di dove sei originaria? Lascia perdere gli invidiosi frustati, fanno così perché si sentono trascurati, si domandassero il perché. Non sapevo che i recensori fossero ingaggiati apposta, sembra che vivi in America. Ok, grazie per la risposta, perché io gli avevo risposto che rispondevo in questo video. Potrei fare anch'io delle recensioni se volessi. Ti trovi bene in Germania? Ovviamente puoi anche parlare di difetti di un determinato prodotto. Allora, io sono siciliana, abito in Germania. Potresti fare anche tu delle recensioni, come ho detto già nelle altre domande, dovresti avere il profilo Amazon e poi vabbè, ascolta le altre domande, questa è la stessa più o meno risposta. Sì, mi trovo bene in Germania. Sì, ovviamente io se c'è un prodotto che magari è difettoso o che ne so, fa schifo proprio, certo magari non dico proprio diretto fa schifo, però magari dico non lo consiglio perché secondo me non è che ne so un ottimo prodotto, cioè non dico proprio questo prodotto fa schifo, no, così sarebbe anche maleducato, però se io devo dire che un prodotto è scadente o così non ne ho problemi. Come potete sapere, come potete aver visto nel video precedente che ho messo dei giochi dei bambini, è la lavagnetta, appunto prodotto che mi ha inviato l'azienda, è arrivata sia con tipo la colla tipo sciolta fuori, quindi sopra la lavagnetta, però può succedere, sia con il pennarello proprio che non scriveva niente, infatti che in video lo dico, è tutto perfetto. Posso capire a me che l'hanno mandato gratuito per testarlo, va bene, però se qualcuno lo acquistava e poi la lavagnetta, appunto una lavagnetta serve per scrivere, prendere appunti, eccetera, eccetera, poi non ti funziona, è un peccato, cioè hai speso soldi per niente e io l'ho anche detto in video. Poi abbiamo Marco Lovato. Praticamente alcune aziende ti inviano cose gratuite anche solo per recensirle in modo scritto, sì, loro le vogliono solo in modo scritto. Sempre Marco ci chiede, le recensioni scritte le fai su Facebook, su blog? In che modo? No, non le faccio né su Facebook né su blog, ma solo su Amazon, tranne che è qualcosa che piace proprio a me, la metto sia su Facebook che sul blog che su YouTube. Comunque, meriteresti molti più iscritti. Mi piace tantissimo il tuo carattere perché si vede che sei una tipa tosta e determinata. Grazie. Dopo abbiamo Danielita92, ciao tesoro, grazie, mi segue tantissimo, ma va, pure sulle collaborazioni hanno da ridire, la cattiveria non ha limiti, tu sei bravissima, continua così. Esatto, purtroppo hanno da ridire pure sulle recensioni, sulle collaborazioni, però passiamo avanti e facciamo finta di niente. Luca Mari De Cadello, ciao patata mia, appunto la cattiveria non ha limiti, tesoro, ho notato che hai soprattutto roba elettronica, giusto? Allora, purtroppo se un'azienda ti contatta per dirti mi vuoi provare, che ne so, un paio di cuffie, una cassa magari per telefoni, per PC o così e cosà, cioè non puoi scegliere più prodotti, quindi decidono loro che cosa mandarti. Non so se avete visto il video dove faccio vedere tutte le collaborazioni che ho in casa, appunto tipo 10 diffusori, 10 mouse, 3 tastiere, cioè ho tantissime cose ripetute. Ma non perché magari voglio fare la figa che tipo voglio averne tante in casa, ma perché appunto magari sono
5 aziende che mi dicono abbiamo questo prodotto, più o meno le aziende sono diciamo simili. Esempio, 5 aziende diverse, ognuna mi manda un paio di cuffie. Vuol dire che in quel momento sul mercato è diciamo la moda delle cuffie. Magari il mese dopo sono i diffusori. Allora un'azienda mi manda un diffusore, un'altra un diffusore, un'altra, quindi ho sempre cose doppie in base al periodo delle aziende, diciamo. Ovviamente piano piano sto iniziando ad avere anche magari come avete visto tipo gli outfit, i vestiti, però ho collaborato 3 volte. I vestiti che avete visto, poi non mi ha più risposto l'azienda, però è successo già anche in passato che non mi ha risposto per un bel po', poi dopo, quando aveva prodotti disponibili, mi ha ricontattato. Quindi non vi preoccupate se magari un'azienda non vi risponde subito, ovviamente c'è anche il fuso orario, quindi magari voi scrivete adesso, loro vi rispondono alle 4 di stanotte, perché magari da loro è giorno. Dopo abbiamo Deborah Libardi, libri non solo. Ciao Deborah, anche lei mi segue tantissimo. Grande, sepolti in casa. Ma è come fare tipo l'affiliazione oppure singolarmente recensisci ogni prodotto? Cara, ma l'altro canale l'hai chiuso? Allora, sì, l'altro canale l'ho chiuso, quello di video assaggi, ma non per qualche cosa, ma perché soltanto caricherò i video qua ogni tanto. Quindi i video che c'erano là, che erano una ventina, 22 così, li ho trasferiti tutti su questo canale, però li metterò piano piano. Rispondo alla domanda principale. Purtroppo, io dico purtroppo, recensisco singolo prodotto alla volta. Quindi, se mi mandano 10 gavetti, io devo fare 10 foto diverse, anche più foto, perché io, per esempio, voglio essere molto dettagliata. Ora vi spiego anche perché. Quindi faccio una recensione su quello, una recensione su quello, una recensione su quello, una recensione su quello. Quindi sì, ogni singolo prodotto che voi avete visto nel video, che nell'info box vi lascerò, ogni singolo prodotto lo recensisco. Una cosa che volevo dire è perché faccio più foto. Per esempio, se io devo fare vedere questo telefono, lo faccio vedere dietro, lo faccio vedere davanti, lo faccio vedere di lato, di sotto, l'attaccatura. Tante cose, tipo, che ne so, lo spinotto che ci vuole, cose così, io faccio vedere tutto nei minimi dettagli. Oppure se mi mandano uno zaino, non faccio solo la foto dello zaino e lo metto lì, faccio la foto dello zaino, ai particolari, magari se c'è qualche particolare, se che ne so, lo faccio vedere tipo in spalla come sembra, perché le recensioni servono ad aiutare altre persone, non è che tipo l'azienda oggi si sveglia e dice regaliamo prodotti alle persone così tanto per... No. Le recensioni le aziende le vogliono appunto per aiutare altre persone. Io per esempio, prima di scoprire questo mondo Amazon, ho sempre acquistato, cioè io per 4 anni ho acquistato sempre su Amazon tutto, la qualunque. Col profilo però ovviamente di mio marito, perché era lui di più che comprava. E non, sinceramente non scrivevamo mai recensioni. Però prima di comprare un prodotto, noi andavamo sempre a guardare le negative e le positive. Perché? Se io leggo che ne so, in questo cuscino magari ci sono tutte le cuciture fuori, tipo che si vedono, è brutto, sembra brutto così e cosa, io quel prodotto non lo acquisto. Ma se io vado a leggere magari uno che scrive le cuciture fanno schifo e 100 che vanno a scrivere il cuscino è perfetto, io lo acquisto. Quindi le recensioni positive servono appunto a quello. Ovviamente non è che tipo voi vi dovete sentire obbligate perché l'azienda ve l'ha mandato gratuito, vi dovete sentire obbligate a scrivere la recensione 5 stelle, perfetto, bellissimo, stupendo. No, l'azienda appunto ti chiede una recensione onesta. Quindi la recensione mia è positiva, la tua è positiva, la tua è positiva, l'azienda si fa una bella nomina. Per questo le aziende mandano cose così per testare. Ragazze, le domande sono finite qui, anche perché ad alcuni ho risposto sotto i commenti prima ancora che raccoglievo le domande, quindi vabbè, se avete altre domande scrivetele qui sotto, magari faremo una seconda parte di questo video, e pollicino in su e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao!